Siamo con Dario Bova, difensore della Lupa Roma, quest'oggi decisivo. La squadra ha vinto 5-3, una partita veramente rocambolesca. Tu sei riuscito ad entrare nel secondo tempo e a segnare il gol che poi ha portato praticamente alla vittoria. Sì, diciamo che oggi era una partita da 6 punti, sia perché venivamo dalla sosta, dalla lunga sosta, poi dalla partita con la Zaghetta, dove abbiamo perso 2 punti fondamentali, e poi anche perché c'era lo scontro diretto oggi a Terracina. Quindi diciamo è stata una vittoria fondamentale per proseguire il campionato nel migliore dei modi. Poi diciamo che c'è stato anche il mio gol, quindi ancora meglio. C'erano diverse assenze importanti, però comunque la squadra si è fatta valere e ha cominciato nel migliore dei modi. Tra l'altro è notizia di pochi istanti fa, il Terracina ha battuto 3-2 il San Cesario, quindi più 5 da tutte e due. Sì, diciamo che oggi ci mancava un elemento fondamentale come Perrulli, che diciamo è un lusso per la categoria. Però diciamo che gli altri che hanno giocato hanno dato il massimo, si sono fatti valere, quindi è una rosa questa che chiunque gioca del meglio di sé e fa la differenza, quindi va bene così, andiamo avanti. Tra l'altro sappiamo che hai una dedica speciale per il gol. Sì, il mio nipote è nato venerdì 3 gennaio e quindi questo gol è per lui. Benissimo, grazie Dario e complimenti, in bocca al lupo. Grazie a te.